può capitare a me e potrebbe capitare a te e non a me. Ma la funzione del segno non è guarire. La funzione del segno è guarire perché tu capisca che esiste un'altra realtà. E allora, se questa è la funzione del segno, che capiti a me o che capiti a un altro, l'obiettivo principale del segno è raggiunto. Certo, preferirei che capitasse a me, perché l'egoismo umano è anche questo. Però il criterio di fondo per cui il miracolo esiste è testimoniare che esiste un altro mondo, parallelo al nostro. E questo mondo non è una fantasia, è una realtà concreta. E tu ne hai il segno, la prova. Questo è il miracolo. È il primo aspetto importante del miracolo. Per cui ogni volta che questo avviene, è un messaggio forte, è una conferma che questo regno di Dio non è un'invenzione, è una realtà, ed è una realtà operante, che viene a bussare alla porta della tua intelligenza, della tua coscienza, attraverso questo segno. È giusta questa lettura? Prendete per cortesia il capitolo 9, versetto 1. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Voi dite, Don Renato, cosa stai dicendo? Allora, grammatica delle lingue orientali, semplice. Le lingue orientali non adoperano volentieri la sintassi delle derivate, ma le lingue orientali preferiscono la paratassi. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. La lingua greca direbbe, li mandò ad annunciare il regno di Dio guarendo gli infermi. Capite? È attraverso questi fatti che viene annunciato il regno di Dio. Non siamo ancora alla missione finale di Gesù, capitolo 28 di Matteo, dove dice andate, fate mie discepole tutte le genti, lì c'è la predicazione. Lì c'è la predicazione, cioè l'annuncio della parola. Qui c'è l'annuncio dei fatti, e i fatti diventano annuncio della presenza di questo regno nella storia, cioè di questa realtà, di questo mondo parallelo. E quindi i miracoli, anche oggi, non sono cose secondarie. Ne è stato proclamato uno la settimana scorsa a Lourdes. Interessante. La proclamazione di miracoli spetta alla Chiesa, non a me, non a te. E fra i tanti fatti straordinari che avvengono, di miracoli pochissimi. Perché per dire che una cosa è un avvenimento, è un miracolo, occorre che siano rispettati determinati parametri. Basta che uno di questi non sia rispettato e la cosa viene lasciata da parte. Questo per dire
che non basta andare in un posto, tornare a casa e dire ho visto dei miracoli. No, non sei tu quello che decide se lo sono o meno. È la Chiesa. È una cosa che ci costa, accettare che sia il Magistero della Chiesa a dire queste cose, perché avremmo tanto piacere di essere noi gli ultimi a decidere su alcune cose, e invece no, non è così. Siamo alla linea 47, riuscite a tenere duro? Sì. Noi purtroppo, anche se abbiamo quasi 2 ore di tempo, non è che possiamo fare l'esegesi dei testi. Occorrerebbe più tempo ancora. Questo testo che noi facciamo stamattina sarebbe già un testo troppo lungo se facessimo 8 incontri di esegesi. Sarebbe già un testo troppo lungo, figuriamoci, far tutto in una mattina. Ma se avessimo tempo e modo, noi ci accorgeremo che, per esempio, la tempesta sedata è la manifestazione della divinità di Gesù. È il potere che Dio ha sugli elementi del mondo. Gesù dimostra di essere Dio nel risorgere la bambina di Gairo. Gesù dimostra di essere Dio nella guarigione dell'emorroide. Gesù dimostra di essere più potente del demonio nell'esorcismo, è più potente degli angeli, è solo Dio. E allora noi comprendiamo perché la Chiesa fin da subito, nel catechismo anche dei bambini, dice che il miracolo è anche la rivelazione di Gesù come Dio. E quindi il miracolo è sempre una teofania, una manifestazione di Dio. Per noi occidentali qualche volta è difficile capire questo. Ci è più facile capire, per esempio, il fatto che gli calano giù il paralitico, Gesù dice ti sono perdonati i tuoi peccati, gli altri rispondono solo Dio può perdonare i peccati, Gesù controbatte affinché sappiate che io posso rimettere i peccati, dico a te, alzati e cammina. Lì ci va anche abbastanza bene per capire che quel miracolo è la garanzia che lui può rimettere i peccati, e se lui può rimettere i peccati vuol dire che è Dio. Fin qua ci è chiaro. Ma ci diventa più difficile capire perché Gesù è Dio quando guarisce l'emorroide. Sì? Come? Ascoltate. Tutti quanti conoscete l'episodio dei discepoli di Emmaus, vero? Gesù li lascia parlare, poi a Gesù girano i venerdì e attacca, stolti e tardi di cuore. Delicato il ragazzo? No. Ho detto che quando sarò vecchio e mi prenderanno per cuco e quindi non potranno più farmi niente, scriverò il libro Le parolacce di Gesù e mi divertirò un mondo. Che argomento porta Gesù per stangarli? Semplicissimo. Cominciando da Mosè e dai profeti, mostro loro ciò che di lui si diceva in tutte le scritture. Questi discepoli, per capire l'avventura misteriosa e salvifica di Gesù, sono stati presi da Gesù stesso e guidati dentro le pagine dell'Antico Testamento. Traduciamo, senza l'Antico Testamento non si capisce Gesù Cristo.
È l'errore nostro di cristiani di pensare che basti conoscere i quattro Vangeli e poi, quando siamo enciclopedici, basta conoscere le lettere di Paolo, le lettere cattoliche e l'Apocalisse, oltre che gli Atti degli Apostoli. Non è così. Perché la stessa sera, sempre nel capitolo 24 di Luca, lui spezza il pane ai discepoli di Emmaus, loro si accorgono e lui sparisce. Tornano a Gerusalemme e chi ti trovano? I dodici, e Gesù appare. Quindi questi di Emmaus lo vedono per la seconda volta. E in questa seconda occasione cosa dice Gesù? Queste prendono paura, lui mangia il pesce per dimostrare che non è un fantasma, e poi quando gli animi si sono acquietati, dice, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora tra voi. E cominciando da Mosè, dai profeti, dai salmi, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Altra lezione di Antico Testamento. E adesso io con voi, altra lezione di Antico Testamento. Io penso che nessuno di voi si sia preso mai la briga di leggere il libro del Levitico. Molti di voi non sanno neanche che esista. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. L'Esodo è importante, contiene i 10 comandamenti che voi conoscete, ma anche il Deuteronomio è importante perché contiene ancora i 10 comandamenti che voi conoscete, le due versioni. Ma il Levitico? Nel libro del Levitico si dice così, che l'uomo, la persona umana, la donna, hanno ricevuto da Dio la vita. Questa è tale quando è integra. Ma quando uno è ammalato, parte della sua persona è invasa dalla morte. Poiché il sangue è vita, quando uno è ferito o perde sangue, non ha tutta la vita che dovrebbe avere, e quindi ha una parte di morte dentro di sé, e quindi è impuro. Nel Levitico, oltre che a spiegare queste cose, si dice anche un'altra cosa. Una persona impura, e quindi non è una sozzona. Quando noi diciamo impuro, uguale cattivo uso del sesso. No. In Oriente l'impuro è il mancante della vita che dovrebbe avere. Quando un essere impuro, un essere umano impuro, tocca un altro essere umano che è puro, lo contagia, diventa impuro anche il secondo. Questo spiega perché il lebbroso, per esempio, viene tenuto lontano. Era una forma di protezione medica che loro però avevano sacralizzato perché non conoscevano la medicina. Allora tu, che sei mancante di vita, se tocchi me, mi rendi come te. E io non voglio. La mia vita me la tengo. Vai lontano. Allora il lebbroso, quando entrava nel villaggio, doveva avere i campanelli sulla veste e doveva urlare: impuro, impuro, impuro io sono. Chiaro? Esatto. E quando Gesù guarisce il lebbroso, lo tocca. E l'uomo occidentale si chiede, chissà perché Gesù tocca il lebbroso. Chissà perché Gesù dice qualcuno mi ha toccato. Anche Pietro si è meravigliato perché dice, insomma, c'è una calca, tutti ti stringiamo e tu vieni a dirci qualcuno mi ha toccato, ma che discorsi sono? State entrando? Sì, vedo che state entrando nella mentalità dell'Oriente.
Quando invece l'essere umano impuro viene a contatto con Dio, succede il contrario. Voi dovete sempre tenere presente, per capire questo, la vocazione di Isaia, al capitolo 6 del suo libro. Lui dice: io sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo a un popolo delle labbra impure. Cioè, non ci sono parole di vita. Dio invece in quell'occasione viene dichiarato santo, santo, santo. E santo vuol dire pieno di vita. E dall'incontro fra questi due non è che Dio esca impuro, ma è Isaia che esce puro. La donna impura che entra in contatto con Gesù non è che contamini Gesù, è lei che viene guarita. Capite? Gli apostoli l'hanno capita dopo, ma nel momento non si sono accorti, hanno preso anche loro una toppica, come qualche volta lo prendiamo anche noi. Miracolo dunque è una teofania, è una dimostrazione della divinità di Gesù. Io so di chiedervi troppo, ma vi chiedo che facciate un po' di ernia nel cervello. Plop. Il primo capitolo di Marco dice che Gesù entra nella sinagoga, c'è un ragazzino indemoniato, un giovane indemoniato, lo guarisce. Era un posseduto dal demonio o era un malato? Non sappiamo. Non sappiamo. La gente vede e ad alta voce si pone la domanda: che è mai questo? E si dà anche la risposta. Noi avremmo detto: è un miracolo. La gente dice: è un insegnamento nuovo dato con autorità. Traduciamo. Il miracolo è anche un messaggio, è una parola. Io in questo momento sto adoperando il linguaggio verbale, ma noi sappiamo che esiste anche il linguaggio non verbale, che molto spesso è molto più eloquente del messaggio verbale. Se il marito dice qualche cosa che offende la moglie e alla moglie girano i venerdì, la risposta non è una parola, è uno schiaffone. È un linguaggio non verbale molto efficace. E trasmette il messaggio, sì o no? La mucca. All'altro gli resta la cinquina ben ricamata sulla guancia. È un messaggio che dura per un po' di tempo. La parola esiste fin quando viene pronunciata, ma la cinquina resta per un po'. I profeti, molto spesso nell'Antico Testamento, non davano messaggi verbali, ma davano messaggi non verbali. Osea, per ordine di Dio, sposa una prostituta. Questa ovviamente continua a fare il suo mestiere, lo tradisce, lui la ama, avrebbe diritto di ucciderla, non lo fa. Poi lei capisce, molla tutto e torna da suo marito. È un segno profetico. Poi Osea lo spiegherà, dirà: io sono Dio, lei è Israele, Dio avrebbe diritto di uccidere Israele per tutte le sue infedeltà, non lo fa perché Dio ama Israele e aspetta che Israele ritorni. Quando Geremia viene proibito di profetizzare,
Il re stesso le dice, se parli, ti ammazzo. Lui che fa? Prende una bellissima anfora in pubblico, spacca, tutta la gente resta scioccata, e lui dice, andate a casa, fate le valigie, perché andrete in esilio, voi sarete spaccati come quest'anfora. Isaia, il nobile, Isaia era un signore veramente, ha messo a scompiglio sua moglie, la famiglia, Gerusalemme intera, perché per 3 anni questo nobilissimo uomo va via nudo come un verme e non parla per 3 anni, non per un giorno, una settimana, 3 anni, nudo. E neanche un bacio a sua moglie, niente. Se la vita allora fosse stata di 200 anni, 3 anni dissi di passo così. Era corta, ha perso 3 anni. E dopo 3 anni dice, avete visto? Sì, capiterà anche a voi se vi alleate con l'Egitto. Questi sono i messaggi profetici non verbali, sono 3 esempi, ce ne sono tanti altri. Il miracolo è un messaggio non verbale. Gesù domina la natura. Gesù guarisce l'emorroissa. Gesù rivivifica la figlia di Gairo. Gesù moltiplica i pani. Che cosa dicono questi fatti? I discepoli sulla barca hanno paura di che cosa? Di morire. Gesù interviene. La figlia di Gairo è morta, lui la riporta in vita. La donna era impura, lui la riporta in vita. La gente ha fame senza cibo. Cosa dicono questi segni? Che lui è capace di dare la vita. Altri no, lui sì. Andate alla linea 48. Allora, il miracolo sì è un fatto straordinario, sì è un segno, sì è rivelazione di chi sia Gesù Cristo, ma il miracolo è anche un messaggio. Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Il miracolo anche impegna il miracolato. Per noi occidentali basta, quando siamo miracolati, prendere un bel cuore d'argento, piazzarci sopra un PGR per grazia ricevuta e portarlo secondo le devozioni personali, con la messa, la candela, il pellegrinaggio, che ne so io. E voi andate nei vari santuari e trovate pareti piene di PGR. In Oriente non è possibile. Perché la riconoscenza in Oriente non ha parole. In Oriente non si può mettere per grazia ricevuta, perché la parola grazia non esiste.
Ringraziare, non c'è il verbo. Grazie, non esiste, grazie, non c'è. Se voi studiate ebraico con me, imparerete questo, tra le tante altre cose. In greco sì, in ebraico no. Non c'è la parola grazie, non c'è la parola grazie, non c'è la parola ringraziare. Eppure il sentimento di riconoscenza ce l'hanno tutti, perfino i cani. È per questo che Gesù, dopo aver guarito 10 lebbrosi, ne torna uno, dice, santo cielo, non ne ho guariti 10, gli altri 9 dove sono? Se perfino i cani sono riconoscenti. In Oriente la riconoscenza si manifesta con la narrazione dell'accaduto e quindi diventa testimonianza. Ma si narra l'accaduto. Prendete il testo, andate al capitolo 8, andate al versetto 38-39. 38. L'uomo dal quale erano usciti i demoni gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendo: sii riconoscente. In Occidente Gesù avrebbe parlato così. In Oriente invece dice: torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te. Quello se ne andò proclamando per tutta la città quello che Gesù aveva fatto per lui. In Occidente noi avremmo scritto, lo congedò dicendo, sii riconoscente, e quello fu riconoscente. Punto. Noi avremmo scritto così. In Oriente non si può, perché non c'è il verbo. E allora dicono quello che ha fatto. Cosa ha fatto? Ha rinarrato. Miracolo dunque impegna il miracolato alla testimonianza. Mi è successo questo. Adesso provate a pensare se ognuno di noi, dentro all'assemblea celebrante, invece di ascoltare certe cose inventate sul momento, purtroppo non sempre felici, avesse la possibilità di dire: questa settimana mi è capitato questo, ve lo narro come mi è capitato. Noi avremmo la edificazione della comunità, non nel senso di rimanere stupiti, ma nel senso di maturare la nostra fede perché è condivisa. Non si può. Lo si può fare solo nei piccoli gruppi. Però continuiamo a dire, prima del Vangelo, lode a te, o Cristo, verbo di Dio. Sapete cosa vuol dire lode? Vuol dire narrazione. Io in questo momento narro la mia riconoscenza nei confronti di Cristo e vi dico quello che Lui ha fatto per me. Questo vuol dire lode a te, o Cristo. Però non lo facciamo. Quindi le premesse ci sarebbero, ma rimaniamo bloccati da usi, costumi, disciplina, anche se volete, ed è giusto osservarla, ci mancherebbe altro. Però teniamo presente che ognuno di noi, nessuno escluso, è stato nella sua vita destinatario di qualche cosa di straordinario. Non lo si narra un po' per pudore, un pochettino perché abbiamo paura di essere presi in giro, un pochettino perché abbiamo paura di non essere capiti. Ma tutti abbiamo dei piccoli tesori. Se noi ci trovassimo dentro un clima di preghiera e di profondo rispetto reciproco, queste cose emergerebbero per il bene di chi è stato protagonista e per il bene di chi ascolta.
E siccome noi siamo fatti di spirito e di corpo, adesso andiamo a prendere il caffè.